Nuova puntata di Vegan OK Animal Guardian. Oggi vi vogliamo raccontare una storia di un salvataggio incredibile, di un animale che solitamente è atipico che venga salvato. Ma tutto questo dopo la sigla. Bentornati in studio. Come stavo dicendo, oggi siamo qui con una persona che ha portato avanti una storia unica in Italia. Siamo qui con Lilian Tadini, responsabile della sezione Ligure dell'associazione Iene Vegane. Ciao Lilian! Ciao, ciao Alessandra. Ciao a Ti tutti. vogliamo sapere questa fantastica storia di questi cinghiali di Ventimiglia. Raccontaci dall'inizio cosa è successo. Questo rocambolesco salvataggio. Allora, sì, dunque, allora, noi siamo stati chiamati circa un anno fa, l'estate scorsa, da un gruppo di cittadini abitanti in un quartiere di Ventimiglia, che è una città di confine, come saprete. Ventimiglia scorre il Roja, c'è cioè questo lungo Roja che è un lungo fiume bellissimo, pieno di canneti, pieno di biodiversità e di animali che lo popolano. Fra questo ci sono i cinghiali. Una famiglia di cinghiali, una famigliola con una matriarca, una femmina giovane, giovanissima e altri quattro piccoli al seguito, si è avvicinata al centro urbano, come spesso succede, lo vediamo succedere dappertutto, no? Sta succedendo anche a Roma. Succede per una serie di motivi, succede per la gestione dei rifiuti, succede perché magari seguono il corso del fiume e arrivano fino in città. Anche perché forse hanno sempre meno territorio loro. Chiaramente, insomma, non solo noi sottraiamo loro habitat continuamente, ma li cacciamo selvaggiamente nei boschi, quindi spesso loro, insomma, scappano e ne hanno ben donde. Vabbè, questa famigliola si era avvicinata a questo quartiere, e la gente del quartiere, alcuni cittadini, li hanno un po' adottati come delle mascotte, sbagliando, perché dobbiamo sempre ricordare che non bisogna, è sbagliato nutrire la fauna selvatica, proprio perché li si mette in pericolo. Cioè, addomesticandoli, diciamo così, non gli si fa un piacere, li si espone ad un pericolo, perché poi la legge non contempla la coabitazione fra animali selvatici ed umani, e quindi poi scattano le catture e gli abbattimenti. E Perché appunto, io volevo anche, intanto che racconterai la storia di questa famiglia di cinghiali, chiarire con te un punto. I cinghiali che si avvicinano ai centri abitati solitamente vengono catturati dalle guardie zoofile. E dalle dopo non abbiamo molto chiaro, viene lasciata un po' una nebulosa sulla fine che sono questi cinghiali. Sì, cioè non se ne sa molto, vengono catturati dalle guardie regionali. Regionali. Esatto, perché è la regione che ha la gestione e il controllo della fauna selvatica. Che fine fanno questi animali? Vengono abbattuti sempre. Quindi vengono abbattuti nel 99% dei casi. In rari casi, quando sono piccoli, al di sotto di una certa età, al di sotto di un certo peso, attorno ai 40, 35, 30, 40 kg, quando sono ancora piccoli, hanno pochi mesi, ma in via eccezionale, vengono deportati. Noi usiamo questo termine perché è così, è di questo che si tratta, in aree faunistico-venatorie. Ovvero in aree in centri di addestramento cani segugi da caccia.
Quindi in pratica che scopo hanno i cinghiali in questi Quindi posti? questi animali muoiono Prede comunque. vive sarebbero, prede vive. Certo, certamente, perché vengono usati per allenare i cani da caccia, che quindi li perseguitano, li seguono, li braccano. In alcuni di questi centri si possono poi anche, si può anche sparare, ecco, quindi insomma il cane lo stana, diciamo, no? Perché queste aree sono anche molto grandi, sono spesso colline intere, ettari, dove i cacciatori vanno ad allenare i loro cani. Quindi il cane stana alla preda, in alcuni casi c'è anche il diritto di sparo, in altri casi no, ma ecco, gli animali vivono braccati e poi comunque vivono poco. Perché? Perché quando poi superano quel famoso peso, quando diventano adulti, e i maschi soprattutto che mettono poi fuori le zanne, ma anche le femmine, la nostra matriarca pesa quasi 90 kg, quindi diventano dei bestioni, allora poi sono pericolosi per i cani da caccia. Quindi non vanno più bene e vengono Ma è abbattuti. stato mai chiarito in qualche articolo, in qualche legge a livello proprio istituzionale che le guardie regionali smistano così i cinghiali? Cioè, è stato mai detto apertamente o è sempre stato lasciato sotto silenzio? Allora, adesso da un po' vuol dire, insomma, da un po' di mesi, ecco, se ne comincia a parlare. Noi abbiamo fatto un gran can-can, devo dire che noi abbiamo abbastanza portato poi alla luce anche questa cosa qui, che viene detta, diciamo, quasi sottovoce. Viene detta ultimamente perché, insomma, anche gli enti sono stati un po' costretti a dare delle spiegazioni, perché le associazioni hanno cominciato a protestare anche facendo dei gran comunicati stampa. La gente si è indignata perché la gente normalmente non lo sa, cioè anche le persone che comunemente chiamano, magari si rivolgono al sindaco perché hanno problemi con i cinghiali che indubitabilmente sono in sovrannumero, quindi il problema c'è, nessuno lo nega. I cinghiali ci sono, sono tanti, alle volte entrano nelle campagne, possono fare anche dei danni, certamente. A quel punto, oppure entrano in città e quindi diventano un pericolo, perché la gente può anche fare degli incidenti, insomma, se questi attraversano la strada. Quindi un pericolo per loro stessi è un pericolo anche per noi, ma molto spesso la gente non sa che chiamando, dicendo, come dire, sottoponendo la questione al sindaco, il sindaco cosa fa? Emette un'ordinanza, interviene la regione che li abbatte, ma la gente comunemente non lo sa. E addirittura cosa succedeva fino a pochissimo tempo fa? Che i media comunicavano delle fake news, cioè Tipo del tipo, la presenza è stata segnalata, la presenza in città di alcuni cinghiali, il sindaco ha emesso l'ordinanza, la regione verrà a catturarli e li riporterà sui monti. sì, che è una cosa che diciamo loro possono dire anche che non hanno detto una bugia, perché questi posti si trovano anche sui monti, però non è ben chiarita la destinazione. Non Perché sui solo. monti chiaramente uno pensa che vengano liberati in natura. Certo, anche perché sai, tu accosti la parola liberati a in natura, sui monti, no? Certo. Quindi tu pensi, che bello, un problema risolto, il cinghiale non è più in città, non fa più danni, non è pericoloso per noi e per loro, in più torna libero nel suo habitat. E no, il cinghiale non viene riliberato mai, lo vieta la legge, ahimè. Una legge che è anche abbastanza recente, che era stata voluta anche giustamente, insomma, in larga parte dagli ambientalisti. Perché? Perché il sovrannumero dei cinghiali oggi nei nostri boschi è dovuto ai cacciatori, i quali per anni, decadi, decadi, li hanno allevati, li hanno fatti riprodurre, addirittura li hanno incrociati con i Sì, cinghiali hanno dell'oro. importato anche specie non autoctone, non sono i grandi Certo, dei cinghiali nostri. certamente, perché il cinghiale italico di 30, 40, 50 anni fa era un cinghiale molto più piccolo di dimensioni e faceva pochi piccoli. Oggi ne fanno fino a 11, ne fanno tantissimi per la gioia dei cacciatori che poi vogliono averne tanti per andare a cacciare. Poi la situazione è sfuggita di controllo, questi si sono riprodotti a non finire, sono diventati molti, il problema oggi c'è.
Però in Ma parliamo questi animali visti da vicino, come si comportano? Perché le persone hanno molta paura del cinghiale, fin da bambini ti viene vero, inculcata questa paura che il cinghiale sia un animale cattivo, aggressivo, che ti viene addosso e tutto questo insieme di cose. è un'altra tragica fake news, cioè anche lì gli è stata cucita addosso una falsa reputazione. Oggi noi lo possiamo dire perché noi oggi siamo custodi di questa famiglia di cinghiali ormai da mesi. Abbiamo Adesso raccontaci anche tutto, perché siamo partiti che voi avete avuto questa segnalazione di questa famiglia di cinghiali. A un certo punto avete deciso Adesso di ti racconto tutto, aiutarli. però io ci tenevo a fare questa piccola specifica, cioè Sì. vengono proprio descritti come degli animali estremamente aggressivi, addirittura viene detto la femmina coi cuccioli, guai, non ti avvicinare mai, ecco. È una falsa reputazione, un po' come per gli orsi, no? L'abbiamo appena visto, no? Col caso dell'orso in Trentino, ecco. Quindi non è vero affatto, loro non sono cattivi, non sono aggressivi, non sono tanto meno imprevedibili, insomma. Sono degli animali estremamente pacifici. Certo, forse basta non braccarli, non tormentarli, ecco, insomma. E veniamo alla nostra storia. Ma Allora. poi volevo anche far riflettere le persone sul fatto che se io ho dei bambini miei e mi arriva un estraneo in casa, probabilmente mi spavento anch'io e difendo i miei figli. E quindi quando si trovano degli animali liberi in natura, nel loro territorio, bisogna essere informati sulle stagioni in cui fare determinate passeggiate, sugli animali che si possono incontrare. Perché noi, magari incontrando un cinghiale o un orso, ci spaventiamo perché non l'abbiamo mai visto e non sappiamo come si comporta. Ma la cosa può essere reciproca, perché loro non dovrebbero spaventarsi vedendo noi? Ma poi sai, tu immaginati come avviene la caccia al cinghiale, Certo. tu lo sai meglio di me. La caccia al cinghiale spesso viene praticata imbraccata. Cosa vuol dire? Che un gruppo armato di uomini con i cani, con i GPS, mancano i droni, giusto? Perché tra un po' anche con gli elicotteri che li inseguono per ore nei boschi, spesso le mamme con i cuccioli. Perché che cosa succede? Che in realtà dovrebbe esserci una stagione, no? Per la caccia, come in tutti gli altri paesi. E così più o meno non è, perché è vero che c'è una stagione che va da ottobre a gennaio, ma poi ci sono le battute di selezione. Certo. Quindi la caccia viene prorogata e prorogata, in pratica 365 giorni all'anno, anche in stagione, anche in primavera, anche adesso, da noi ne hanno fatta una, insomma, 2 settimane fa, con madri, con cuccioli piccolissimi al seguito. Ecco, quindi è inutile che io scenda nei dettagli, potete bene immaginare che cosa vivono questi animali nei boschi, il terrore profondo tutti i giorni. E quindi niente, la nostra avventura è andata così, ci hanno segnalato la presenza di questi cinghiali, che ormai erano diventati stanziali perché un po' addomesticati, insomma, dalla gente del quartiere, a cui noi poi abbiamo spiegato che questa cosa non si fa, ma spesso la gente lo fa senza sapere, In appunto. buona fede, certo, è un gesto in buona fede. Un animale selvatico che scende dal fiume assetato, affamato, ti viene voglia di buttargli una fetta d'anguria e Sicuro. tu non immagini le conseguenze. E quindi questa famigliola era diventata stanziale, e quindi erano già partite le segnalazioni al sindaco che aveva già chiamato la regione, ci sono i cinghiali in città, eccetera. La regione era pronta a intervenire. Tant'è che addirittura è intervenuta perché la Carmela, la nostra matriarca, era con 4 fratellini, perché le famiglie di cinghiali sono famiglie matriarcali. La femmina più adulta, è quella che va in estro, partorisce, le altre femmine del branco più giovani accudiscono insieme a lei la prole. Funziona così, tant'è che la caccia non è una soluzione ed è stato ormai dimostrato da scienziati, da esperti, insomma, di questa specie, perché la caccia uccide spesso le femmine e i maschi alfa, quindi gli adulti, sparpagliando i branchi, e quindi le femmine poi vanno tutte in estro, Certo. moltiplicandosi molto di più di quanto in realtà farebbero, perché la natura ha sempre un suo equilibrio, no? Ecco.
E quindi questa Carmela, si chiama così la nostra matriarca, è stata chiamata così dai cittadini, aveva al suo seguito quattro cuccioli che non erano suoi, erano probabilmente dei fratelli avuti in seconda parto dalla madre di loro, di tutti quanti, che noi poi abbiamo conosciuto perché l'abbiamo vista. Quindi lei si portava dietro questi quattro fratellini, la regione era già stata chiamata per intervenire e rimuovere il problema, ovvero abbatterli, e noi ci siamo subito interessati, abbiamo scritto alla regione, è stata una scalata al K2, Alessandra, perché ci abbiamo messo dei mesi, all'inizio non siamo stati ascoltati, Ho ben presente, mi ricordo. la regione ha iniziato le catture, una piccolina l'hanno prelevata e l'hanno portata in area addestramento cani, dove noi siamo andati a fare i presidi, tu te lo ricorderai. E poi a un certo punto siamo riusciti a interfacciarci con la regione e ad ottenere l'affido. Le catture sono state complicatissime perché noi siamo in questa zona del Ponente Ligure dove insomma, le guardie regionali non hanno, non usano la telenarcosi, non hanno i sonniferi, hanno delle gabbie spesso, insomma, anche mal funzionanti, loro dicono per carenza di mezzi e di risorse, ma in ogni caso noi ci abbiamo messo dei mesi per riuscire a prenderli tutti. Addirittura gli ultimi due, quindi Carmela, ecco, che è stata l'ultima a essere catturata, abbiamo dovuto chiamare un veterinario da lontano, da fuori, da Parma. E poi io mi ricordo il giorno della cattura di Carmela, che è stata una roba veramente d'adrenalina pura, perché è stata catturata al limite che vi avevano dato le guardie, se non erro. Esatto, perché cosa è successo? Che nell'autunno scorso, noi siamo venuti a conoscenza della storia in estate, poi Sì. insomma abbiamo trattato un po', abbiamo ottenuto il consenso della regione alle catture che era già ottobre, si apriva la stagione venatoria. Quindi abbiamo iniziato le catture, ma nel frattempo c'erano tutte le allerte meteo, noi abbiamo avuto 3 mesi di allerte meteo. 3 mesi, quindi pioveva un giorno sì e un giorno anche, quindi le catture difficilissime. Insomma, alla fine siamo arrivati a gennaio con la cattura degli ultimi due, i quali noi avevamo già previsto una data di cattura, ma loro ci hanno anticipato, ci hanno un po' fregato, perché giustamente insomma, gli animali fanno quello che gli viene da fare, quello che ecco, non ubbidiscono a nessun codice, a nessuna regola. Cosa hanno fatto? Ci hanno anticipato di pochi giorni alla data di cattura che noi avevamo già stabilito. Sono scesi lungo il fiume, sono entrati nella città di Ventimiglia, sono entrati nei giardini pubblici di Ventimiglia. Il sindaco cosa ha fatto? Ha chiuso tutti i cancelli e ha chiamato la regione. La regione stava nuovamente per intervenire con gli abbattimenti, anche lì una notte al cardiopalma, che non te la sto a raccontare, ma tanto tu te la ricordi, perché lo sai. Quindi di notte noi a telefonare per supplicare, insomma, le persone ad aiutarci per trovare un veterinario che potesse venire, perché sai, dalla notte alla mattina, insomma. E poi abbiamo trovato questo mitico dottore che si chiama Gian Maria Pisani, che noi non smetteremo mai di ringraziare, il quale si è messo in auto alle 5 del mattino da Parma, perché cosa è successo? Che comunque c'era stato detto. I cinghiali sono dentro nei giardini pubblici di Ventimiglia. Non è che noi possiamo tenere chiusi i giardini pubblici per Mi molto ricordo, tempo. sì. Vediamo domani mattina, vediamo 4 ore dalle 8 a mezzogiorno. Quindi Pisani è partito all'alba, è arrivato da noi che erano le 10 e mezzo, 11, è riuscito a sedare Carmela. Insomma, noi siamo usciti dai giardini con la gabbia che scoccava al mezzogiorno. E quindi, insomma, Diciamo proprio. che è stata tutta una storia di, come dire, Guarda, con noi grandi per ostacoli. Ma quindi due giorni. adesso che dove vivono, che Allora, adesso loro sono custoditi in un posto, in un luogo protetto e sicuro, che è insomma un centro equestre di un'amica che ci ha dato la disponibilità ad ospitarli e dovranno essere adottati da oasi, rifugi, santuari. Adesso insomma stiamo un po' intercettando, siamo in trattativa con alcuni posti per riuscire a trovare posti idonei, insomma dove mandarli, dove loro possano vivere felici e a lungo, insomma,
insomma, appunto, protetti e sicuri. Chiaramente, se qualcuno si volesse fare avanti anche dopo questo servizio, assolutamente, contattateci, che noi valutiamo. Sono Lilian Tadini, o sì, anche la pagina Iene Vegane Liguria, o anche la pagina Iene Vegane, insomma, sì, un po' tutti noi. Magari speriamo di avere già tutti i cinghiali a posto, chiaramente, però un aiuto in più, una proposta in più, magari può essere quella che fa la differenza. Certo, perché no? Certo, assolutamente, sì. Noi abbiamo anche se qualcuno in questo momento di Covid volesse dare una mano a Lilian e il suo gruppo, c'è una modalità che si chiama? Certo, teaming, il teaming che fanno spesso anche le oasi, i santuari, insomma le associazioni, e l'abbiamo anche noi, che è questo sistema di microdonazione. In pratica ci si registra su questo sito e si dona 1 euro al mese, che è una cifra piccolissima per chi partecipa, per chi dona, ma per noi può fare la differenza, perché ci aiuterà a continuare a fare quello che facciamo, insomma. Però occorrono risorse, perché gli animali si salvano comunque anche con l'aiuto dei veterinari, che hanno un costo, poi sono da mantenere e hanno un costo, insomma, e quindi poi sono magari anche da dare in affido, ma anche lì i santuari che li prendono quasi sempre dicono però ce li mandate, e i viaggi costano, perché insomma anche i viaggi poi degli animali ormai sono molto regolamentati, ci vogliono i mezzi di trasporto animali vivi e costano 1 euro al chilometro, sembra, esatto. Anche solo una cosa basica, diciamo, se il trasportatore non ci vuole guadagnare lui, ma le spese vive sono 1 euro al chilometro, esatto, per quello che riguarda questi cani. Esatto. Quindi, tutto questo insieme di cose che magari una persona non si immagina, perché gli animali domestici uno li tiene in casa, vivono con te, chiaramente li porti al veterinario, fai tutto quello che c'è bisogno di fare, ma nel momento in cui li devi portare da qualche parte lo fai con la tua macchina. Esatto. Chiaramente per questi animali ci vogliono... Esatto. Dei camion apposta, delle persone che abbiano una patente per guidare questi camion apposta. Ma sai perché? Perché purtroppo la legge, come dire, è ancora indietro rispetto a una società che evolve in sensibilità e in consapevolezza. Allora, certi animali, i cinghiali men che meno, ultimi degli ultimi, ma anche le capre, per dire, anche il maialino vietnamita, ancora la legge non contempla che possano essere animali da compagnia. No, infatti questa è una cosa per cui bisognerebbe, come associazioni, mettersi tutti assieme. Esatto. E battere su questo tasto. Comunque, noi ringraziamo Lilian Tadini, felicissima di averti avuto, che poi tra l'altro noi collaboriamo assieme, perché apparteniamo alla stessa associazione, quindi hanno fatto una cosa unica in Italia, questo salvataggio di cinghiali, e grazie mille. Speriamo di essere i primi anche di una lunga serie. Ma certo, speriamo che faccia la precedente, per far venire magari il coraggio alle persone di... Che si possano ogni tanto salvare, non soltanto ammazzare nei boschi, insomma. Buttare il cuore oltre l'ostacolo bisogna a volte, perché esatto, se si aspetta che sia il momento giusto, la situazione giusta, non ci si muove mai. Vero. Ciao Lilian, grazie. Ti ringrazio moltissimo, ciao a tutti, ciao a tutti.